Salve a tutti e bentornati in un nuovo video qui su Vergoat. Oggi vi mostrerò come si monta un SSD con attacco M2 nel vostro notebook per renderlo più veloce. Ora vi sto mostrando il tempo che necessita questo PC per avviarsi con il suo hard disk originale. Noioso, vero? È troppo lento. Quello che andrò a fare oggi per rimediare è installare un SSD con attacco M2 su questo Asus K501UQ. In questo caso specifico non sono andato a togliere l'hard disk per sostituirlo con un SSD, ma visto che questo PC è dotato di connettore M2 che supporta gli SSD NVMe, ho preferito aggiungerne uno di questa tipologia, aumentando lo spazio di archiviazione totale e la velocità del sistema operativo. Per fare ciò ho deciso di acquistare l'Intel 600P da 256 GB, che è un ottimo SSD NVMe per rapporto qualità-prezzo. Con i suoi 700 MB al secondo in scrittura e 1500 MB al secondo in lettura, è più veloce di qualunque SSD SATA. Per prima cosa spegniamo il PC, individuiamo le viti sul retro del portatile e andiamo a svitarle tutte. Sono di lunghezze differenti, perciò ricordatevi dove erano posizionate o fatele una foto. Per separare il carter inferiore dovete usare un utensile che si infili nella fessura e sblocchi tutte le clip a pressione. Io ho utilizzato la scheda di una SIM. Rimosso il pannello, dobbiamo individuare il connettore M2, prendere l'SSD e infilarlo in modo corretto andando a vedere la scalanatura asimmetrica sull'estremità che andrà inserita nell'attacco. L'SSD si inserisce con un angolo di 45 gradi circa nel connettore e si abbassa finché è orizzontale. A questo punto va fissato con una vite. Non essendo presente nella confezione, io mi sono arrangiato svitandola da una vecchia scheda video. Fatto! Bene, ora possiamo richiudere il notebook facendo pressione per agganciare tutte le clip. Si rimettono tutte le viti, ognuna al proprio posto, e ora il vostro SSD è montato. Purtroppo dovrete reinstallare Windows da zero, poiché il boot dal BIOS è differente e quindi la clonazione del vostro vecchio sistema operativo non funziona. Infatti un consiglio che vi do è di salvare i dati e i file importanti del vostro PC su un drive esterno per non perderli. Dopo un aggiornamento del BIOS e una formattazione del disco meccanico ho installato Windows 10 e come potete vedere il tempo di accensione si è dimezzato, rendendo tutto il sistema più fluido. Finalmente, grazie a questa piccola operazione chirurgica e un centinaio di euro lilleri, il mio PC è diventato molto più veloce. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, se il video ti è piaciuto lascia un like e condividi, se hai domande commenta qui sotto e non dimenticarti di iscriverti al canale. Noi ci rivedremo a breve con un nuovo video, ciao!